cominciamo, o meglio, rientriamo. Sì, oggi cominciamo a parlare di musica. Difatti è uscita una bella parola in sottofondo che era funkettino. Ebbene sì, ma poi c'è il perché è questo, no? Sentite qua che energia oggi, raga, yeah! Siamo in diretta, senti che meraviglia, senti che mattinata, insomma, raga, siamo pronti, pronti. Continuiamo oggi a parlare di musica, artisti del nostro territorio, con un genere bellissimo, fighissimo, ma non dico oltre, raga, do il benvenuto a loro. Trio Manzana, benvenuti, ciao raga! Ciao, oh, ciao ragazzi, ciao, come state? Benissimo. Oh, bene, bene. Grazie, tu come stai? Tutto bene, grazie. Bene. E quante ore di sonno hai questa notte? Credo sappiamo due. Che due. Quindi... sono ottimista. Però sei carico, ti vedo bene, insomma, per avere due orette di sonno. Sì, dopo esco dalla stanza e boom, dentro terra. Ma... Però il caffè qualche minuto. Tra l'altro di... molto buono. Ecco, bene, sì. Grazie. State bene, raga, come sta andando? Insomma, tanta musica che sta arrivando, un'estate che è andata alla grande, soprattutto progetti incredibili. Ma Trio Manzana, come nasce? E soprattutto, domanda difficilissima, di che genere parliamo? Prego. Io rispondo sul genere, tu dici come nasce? Va bene. Ecco. Okay. Genere è un gypsy rumba. Abbiamo scelto questa definizione che sostanzialmente la calza abbastanza. È una rumba, però ci sono anche delle reminiscenze un po' che riportano alla musica mediterranea, alla musica gypsy, certo. Quindi è un po' un crossover per quanto riguarda balcanica, anche greca. Sì, un po', diciamo. Bello. Che gypsy racchiude una serie di stili diversi con quali ci piace riempire la nostra musica. Ecco. Beh, prego Daniele. Come, quanto tempo intanto, quanto, cioè, come è venuta questa idea? Guarda, perché nessuno non è... dei due è un membro fondatore. Ah, wow, bella questa idea. Bella, bella. No, no, beh, nel senso, curiosa. Il gruppo è nato nel 2016 o 15, credo. Certo. Io sono subentrato alla chitarrista ritmica, che era una ragazza. Sì. Esatto. A fine 2016. Però. Esatto. In fine 17 è uscito il primo disco su Spotify. Certo. E con Mr. Pietro suoniamo assieme da 3 anni. Sì, prima c'era un altro chitarrista, si chiama Alfredo. Certo. Esatto, che salutiamo. E poi sono subentrato io con gli ultimi 3 singoli. Beh, da un annetto e mezzo a questa parte, no? Periodo due. Covid, sì, allora, 2020, diciamo. Si parla comunque, come diciamo, di uno stile, come da voi appena raccontato, che non è il classico, no? Uno si trova, si aspetta, uno stile anche bello, non semplice da creare in questo caso. Voi però avete detto, noi facciamo l'album, giustamente, no? Quindi adesso lo facciamo. E quindi questo album è uscito quanto tempo fa? Allora, il primo album è uscito nel 2017. Ok. Poi ne abbiamo fatto uno nel 19, credo. Certo. Nomazzo Rumba. Il primo si chiama Gypsy Music. E mentre nel 2021 siamo usciti con 3 singoli nuovi. E certo, wow. Appunto, essendo arrivato a darci man forte. Pietro, bellissimo. Diciamo che ci stiamo muovendo più sul concetto singolo. Certo. Quindi facciamo uscire dei singoli. Beh, giusto, singoli giusto, che dopo avranno dei videoclip. Certo. Ci stiamo muovendo più. Beh, ora, parentesi, appena esce il vostro progetto, il vostro nuovo videoclip, mi raccomando, fatemelo sapere, perché è assolutamente da lanciare, siamo davvero curiosi. Quanto lontano vi sta portando a livello geografico questo genere musicale? Vi abbiamo visto ovunque, continuiamo a vedervi ovunque, a sentir parlare ovviamente di voi. Raccontatemi un po' qualcosa, a parte lui che è tornato, tu che sei tornato questa notte o la notte scorsa, no, questa notte. Sì, sì, ecco, bene. Come sta andando? Eventi, live, serate? Prego, raga. Ascoltami, questo genere qui, appunto perché comunque è abbastanza ricercato, sì, abbastanza richiesto, un po' se vogliamo anche di nicchia. Certo. Quindi certo, ci sta portando delle belle soddisfazioni. Abbiamo suonato a Venezia, wow, all'Aman Hotel, che è se non lo conoscete, è un hotel bellissimo, 5 stelle, lusso, 7 stelle. 7 stelle, scusate. Wow. 7 mondo, stelle. Sono, ma wow, bellissimo, sembrava di essere catapultati in un'altra, un'altra dimensione. Sì. Bellissimo. E poi Daniele, ricordami, perché io sono ancora sotto. Insomma, tanta musica comunque, veramente. Sì, ci sta portando un bel po' in giro. Certo. Ci sta portando un bel po' in giro. Allora, ho visto che invece, parlando di Spotify, questi nuovi sistemi, ormai da oltre 10 anni, insomma, la musica è quella, è lì. E
numeri altissimi. Spotify che sta veramente andando incredibilmente, no, incredibilmente nel senso che comunque numeri importanti in Italia e nel mondo, belle soddisfazioni anche, no? Sì, Alenti, devo dire la verità, Spotify è impazzito, ci sta regalando queste soddisfazioni forti. Abbiamo preso un bel simpatia, seguito. Sì, abbiamo sì, un sì, bel sì. seguito, 37.000 ascolti mensili con determinati singoli che sembrano, insomma, tanta roba, molto bene. Quanto lavoro c'è, raga, dietro ad un progetto? Cioè, so che non è quantificabile questa risposta, però quanto impegno, lavoro, idee, come arrivano? Poi essendo comunque un trio, l'idea di uno non è detto che possa piacere all'altro. Cioè, spesso, beh, ovviamente, sicuramente, sicuramente. Ci, ecco, deve, no? ci deve incastrare, poi sicuramente provare, ricerca nel genere, certo. E poi tanta fantasia e compromessi per la realizzazione. Sì, anche avere la fortuna di collaborare con persone del settore fidate come Max Titti, che salutiamo. Grande Max Titti, e grande, Enrico, grande Enrico Bellaro, che ci è stato molto, molto, diciamo, dietro. E ci ha voluto bene nella realizzazione, in particolare degli ultimi tre singoli. Ecco, tanta roba. Non, cioè, parliamo veramente di tanta roba. Ragazzi, allora invece la domanda, un'altra domanda che mi sorge così spontanea, no? La domanda è questa, adesso ve la zoom, la lancio in camera. La bella. Domanda è: ma voi quanto vi divertite? No, perché questa è importante, è importantissima. Daniele, tantissimo, secondo me ti diverte, no, Dani? Qua eri proprio divertito. Il buono, brutto e cattivo. Dove eravate qua di bello? Vi ricordate? Qui eravamo all'Altrove. Bellissimo. All'Altrove, che è un bellissimo locale che salutiamo. Ciao Edo. Bellissimo. E ciao ragazzi. Serata di Halloween dell'anno scorso. Bello. Quindi bello. Diciamo che anche il genere ci permette di prenderci delle libertà anche stilistiche. Bellissimo. Come puoi notare. Bello. Dell'abbigliamento. Bello. Allora, bravi davvero, io sono ancora curioso perché progetti futuri, insomma, parliamo dei progetti futuri, dove possiamo trovare la vostra musica, oltre, vabbè, a Spotify, chiaramente, qua, insomma. Su tutte le piattaforme online, come abbiamo detto, su YouTube abbiamo il canale dedicato, e Instagram, Facebook, tutto di più. Spotify, ovviamente. Spotify. Ecco, a proposito di Instagram, anzi, raga, lo facciamo insieme. Guardate qua, cercate Trio Manzana e lasciate il vostro segui. Fate come noi in diretta in questo momento per ovviamente scoprire tutte le news, eventi, chi più ne ha più ne metta. E, progetti futuri, invece, so che comunque state realizzando un nuovo progetto video che uscirà. Domanda una questa, quando è che potremo... Uscirà. Intanto la registriamo domani. Però entro fine anno uscirà qualcosa, secondo voi? Io penso di sì. L'idea c'è, insomma. Io penso di sì. Ci sta. Cercheremo di lanciarlo nel momento migliore. Beh, giusto, giusto. Quindi una volta che abbiamo realizzato il prodotto, dopo, paradossalmente su questo tipo di cose non è quasi più importante quando lo lanci, però certo. C'è anche quel fattore lì. Giusto. Quindi giusto. Scegliere un periodo, diciamo, giusto per poterlo lanciare. Beh, raga, io vi ringrazio per essere stati oggi con noi, quindi davvero grazie di cuore, perché le cose da dire sarebbero ancora tante. Proprio per questo andate su Instagram e non solo, ma anche sul sito triomanzana.com per scoprire tutti gli eventi, curiosità e novità. Sappiamo che comunque state già lavorando ad una stagione estiva che si comincia a lavorare in gennaio, in febbraio praticamente, già ora, cioè nel senso, sì. Quindi amici, sapete dove cliccare per saperne di più, però un consiglio in 30 secondi, lanciate un consiglio alle nuove generazioni che vogliono intraprendere seriamente questo hobby, virgola, lavoro, perché ci tengo a dirlo, quindi perché che non è la stessa cosa, cioè hobby sicuramente perché è la passione, ma poi per chi vuole fare la vostra attività, quindi prego, andate. Questa è una grande responsabilità. Un consiglio personale, non c'è mai una risposta sbagliata. Sicuramente cioè non c'è niente di facile, perché adesso siamo un po' abituati a vedere persone che con niente diventano famosi. E quella è una realtà lontana e distante. Dietro c'è il lavoro e già. E poi io aggiungerei, posso dire una cosa, niente paranoie, niente paranoie. E tantissima passione, soprattutto perché solo, è quella che spinge tutti. Solo dargliene, suonare, passione e anche sapersi adattare alle persone con cui collabori, cioè riuscire a collaborare insieme. Prezioso, questa prezioso. È una bella, per il gruppo, una bella, sicuramente. È una bella soddisfazione questa. Grazie davvero ragazzi, grazie a voi a casa, giovani magari o anche non giovani che insomma volete fare questo perché vi piace,
prendete questi consigli e scriveteli magari, no? Sapete, a volte sul muro si scrive I love family in casa, bellissimo, ma scrivete anche questi consigli che fanno sempre bene. No, viva. No paranoie. Hashtag. Grazie per essere stati con noi, grazie ragazzi. Grazie mille a voi. Ciao, grazie, viva. Ciao ragazzi. Ciao raga, andiamo avanti con la musica e proprio per questo ce li ascoltiamo insieme. Trio Manzana, Noche de Oriente, ce l'ascoltiamo. 3, 2, 1, vamos.